però abbiamo tanto desiderio di innovare, di migliorare e di andare avanti. Noi ovviamente come mission abbiamo più l'attività agonistica che l'attività di fitness rivolto alla base più ampia, e pertanto io sono convinto che essendo attività complementari le nostre potremo creare insieme quella sinergia che può dar vita a un progetto che, unendo l'eccellenza del mondo fitness, l'eccellenza nostra e l'eccellenza straordinaria dell'impianto, può arrivare a un'offerta che è unica su Roma. Questa è una cosa molto importante, perché solo con un'offerta unica, come si può realizzare in una zona come questa, si riesce a recuperare quella credibilità che rilancerà tutto, rilancerà anche la soddisfazione, l'identità di tutti i soci che partecipano. Una volta io, prima che insomma, ci fosse la fase critica dell'impianto, c'era un grande senso d'appartenenza, di identità, cioè bisogna ricostruire il senso. Noi ce la metteremo tutta, sono convinto che gli amici del mondo fitness saranno ancora meglio di noi, quindi c'è una sfida aperta. Se non siamo abituati a queste sfide, il nostro sport a sfida è pane quotidiano, speriamo di farcela vincere ancora una volta. Grazie a tutti. Chiude questa meravigliosa mattinata l'imprenditore De Angelis, uomo che da 20 anni è impegnato nello sport dando ottimi risultati e soprattutto con grandi aspettative dal punto di vista della procura, della città, della politica, perché non è solo sport, ma è chiaro che l'aspettativa è quella rispetto al benessere, allo stile di vita dei cittadini romani. Grazie, mi presento, sono Andrea De Angelis, Mondo Fitness, vorrei presentare anche qua il mio socio, e che quando nello sport, come ben sa il Presidente e tutti gli amanti di del mondo dello sport, bisogna fare una squadra vincente. Io e Stefano, oltre che essere grandi amici, lui ha una grandissima professionalità, perché è un imprenditore, un costruttore e un grande sportivo, e in questo caso abbiamo deciso di partecipare, e ringraziamo per la fiducia che ci è stata data dal Tribunale e da tutte la curatela, e anche dallo stesso Presidente del CIP, perché da tanto tempo Luca Mancalli portiamo avanti dei temi che sono quelli che abbiamo avuto modo di conoscerci durante la sua esperienza come in questo periodo di assessore allo sport, temi che ci accomunano, che sono quelli dell'integrazione. Io penso sempre che lo sport è il miglior mezzo di comunicazione per comunicare la cultura, il valore del sociale e tante altre opportunità che i cittadini devono, con cui sensibilizzare i cittadini. Ora, noi sappiamo benissimo che questa è un'operazione molto difficile, perché dobbiamo acquistare la fiducia. Nello sport la fiducia e i risultati si acquistano sul campo, con il lavoro tutti i giorni o allenandosi, e dando i giusti servizi a chi giustamente ti richiede, perché paga e quindi vuole un servizio relativo. Questo sarà il nostro primo obiettivo. Stefano è una persona molto competente nel suo lavoro per risolvere problemi strutturali che abbiamo già visto e presa visione che l'impianto ha. Risolti questi, io come Mondo Fitness cercherò di fare il possibile, ma non stravolgere nulla di tutto quello che già funziona, perché non è giusto, bisogna valorizzare ciò che già esiste, e casomai cercheremo di apportare ulteriori novità, cercando di fare di questo centro un villaggio dedicato allo sport, al sociale, alla cultura e alle famiglie in particolar modo, quindi cercando di ampliare tutta una serie di attività che avremo modo di presentare più avanti nella seconda metà di settembre, creando una giornata, un open day, dove presenteremo tutte le nuove discipline, le nuove attività sportive che vorremmo proporre a voi soci. Questo, diciamo, sono gli aspetti generali. Ora non vorrei andare troppo oltre, perché poi quando si parla troppo si creano tantissime attese, e come ho detto aspetto il campo per prendermi la mia eventuale soddisfazione, io e Stefano insieme sempre. Grazie a tutti, ringrazio anche già tutti gli insegnanti di Mondo Fitness che sono venuti a trovarci spontaneamente, e spero che ci meriteremo la fiducia di tutti. Grazie. Allora, vi salutiamo e vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a settembre. Grazie.
facciamo soprattutto.